la domanda di base che dovremmo fare, ma noi, la comunità europea, ha la possibilità di vietarci di fare le nostre attività in Italia con i nostri imprenditori italiani? E questa è la domanda che si pone Confartigianato Balneari Abruzzo a margine della sentenza del Consiglio di Stato che sgretola una legge proprio dello Stato, ovvero la 114/2018 che pone fine alla proroga delle concessioni balneari disponendone la rassegnazione entro il 31 dicembre 2023. La paura più grande ora per gli operatori è quella che possano arrivare grandi multinazionali dall'estero e spazzare via, come una mareggiata invernale, anni e anni di sacrifici. I grandi gruppi non hanno bisogno di fare il mutuo e vincolare la casa. I grandi mutui che abbiamo fatto noi in tre generazioni, 1934, 2021, 87 anni di attività. Però domani porta la chiave perché ti dobbiamo sequestrare, perché è un sequestro questo, perché poi non viene, l'indennizzo non c'è. Per l'articolo 49 del codice della navigazione non ci sono indennizzi. Tutto quello che ti puoi portare via lo porti via, il resto rimane di proprietà dello Stato. La politica è già uscita allo scoperto per perorare la causa degli operatori, i quali comunque sono pronti a manifestare per tutelare i loro diritti, come fatto nel 2009, quando 35.000 persone scesero in piazza per protestare contro la Bolkestein. I nostri politici si devono dare una svegliata veramente e concretizzare qualcosa che ci metta in sicurezza. Poi tutte le promesse, tante promesse, però alla fine noi ci troviamo col cerino in mano, come si dice, e il bando dovrebbe essere fatto. C'è gente che ha perso la casa, si è impiccato, queste cose vanno valutate. È vero che ci può essere un utile, ma quando l'estate va bene, 2021 è andata bene, ma il 2020 è andata malissimo e nessuno è venuto a dire che ti serve qualcosa.